da donna a donna, una serata con le donne, per le donne. Certo, abbiamo pensato a questa serata perché sono il primo candidato donna per Musile di Piave alla carica di sindaco e quindi ho voluto iniziare questa mia campagna elettorale proprio con le donne, perché è giusto che le donne capiscano perché io mi sono candidata e perché vogliamo condividere questo progetto. Cosa differenzia una donna da un uomo rispetto a questo tipo di incarico? Io credo che una donna abbia una maggiore sensibilità per certi aspetti che magari non tutti gli uomini hanno a cuore, come ad esempio i bambini, nel senso di quello che vuol dire magari l'educazione dei bambini a scuola e l'importanza delle attività sportive e l'importanza delle attività ricreative per i bambini. E poi anche altri temi come ad esempio la violenza contro le donne, che sicuramente ad una donna, nel caso specifico a me, sono più cari, perché generalmente appunto possono essere vittime dei mariti, piuttosto che, per fortuna non tutti gli uomini sono così, però sono aspetti che vanno sicuramente valutati bene. È iniziata la campagna elettorale, ci puoi dire i prossimi appuntamenti? Sì, partiamo stasera ufficialmente con questa cena fra amiche più che cena fra donne. E poi avremo la presentazione ufficiale della lista il 6 maggio all'Aula Magna Toti, con anche potremo contare su delle presenze importanti che non svelerò adesso perché creiamo un po' di suspense, e poi andremo ovviamente in tutte le frazioni, in tutti al capoluogo, torneremo per la chiusura finale e quindi visiteremo un po', andremo da tutti i cittadini, cercheremo di andare in ogni posto, in ogni luogo di Musile. Sei sostenuta da una coalizione importante in questa campagna elettorale, ci puoi dire? Sì, beh, principalmente io sono partita come candidato solo della Lega Nord. Successivamente poi si sono uniti Forza Italia, Nuovo Centrodestra e una lista civica con un rappresentante. Quindi abbiamo la coalizione formata appunto da Lega Nord, Forza Italia, Nuovo Centrodestra e da una lista civica.